Dunque, intanto ringrazio i presenti. 20 minuti di presentazione sono pochi per raccontare le vicende di un'attività professionale così intensa come quella di Eugenio Miozzi, e sono pochi anche per fare solo un elenco delle sue opere. Limiterò l'intervento al periodo trascorso a Venezia, nel quale Eugenio Miozzi trasse le maggiori soddisfazioni e i maggiori riconoscimenti. Non farò un arido elenco di opere, mi soffermerò solo su alcune di esse, quelle che la critica e l'opinione comune ritiene più significative, sottolineando aspetti noti e forse poco conosciuti, anche poco conosciuti. Però prima di cominciare è necessario che faccia una premessa su quanto ho dovuto tagliare per motivi di tempo. Eugenio Miozzi nacque a Brescia del 16 settembre del 1889 e ottenne il diploma di ingegnere civile della Regia Scuola di Applicazione di Bologna nel 1912, ancora non era una laurea, meritando la medaglia d'oro di primo del corso. Lo stesso anno entrò nel Regio Corpo del Genio Civile come aspirante. Promosso ingegnere, venne trasferito in Libia, dove si occupò di opere pubbliche e dove trascorse tutto il periodo della Grande Guerra, prestando servizio nel Regio Esercito nell'arma d'artiglieria. A questo proposito non risulta però che fosse mai stato coinvolto in fatti bellici di qualche interesse. Tornato in Italia alla fine del conflitto, ricoprì incarichi direttivi negli uffici del Genio Civile di Udine, Belluno, Bolzano. Diventato ingegnere capo, occupò il posto di Bolzano, nuova provincia acquisita al Regno, occupandosi di lavori di ripristino della rete delle opere stradali danneggiate dal conflitto mondiale. Per disposizione del governo si trasferì a Venezia nella primavera del 1931, provenendo dalla direzione della neonata azienda autonoma delle strade statali, quella che poi darà vita all'attuale ANAS, dove ricopriva l'incarico di ingegnere capo a Bolzano appena 39enne. A Venezia lo precedette una fama guadagnata nell'amministrazione dello Stato, di tecnico competente, di funzionario autorevole e rigoroso, ma soprattutto di uomo dotato di un forte senso del dovere. Il Ministero lo ritenne la persona più adatta per portare a compimento gli ambiziosi piani del governo e dei finanzieri locali, della finanza locale, che volevano trasformare Venezia in una moderna città industriale. L'ufficio tecnico del Comune di Venezia nel 1930 era travagliato da una radicale ristrutturazione. Due ingegneri capi che si erano succeduti alla direzione dei servizi tecnici, Fulgenzio Setti ed Emilio Ende, in rapida successione avevano rassegnato le dimissioni. C'è da dire a questo proposito che in realtà non si trattava di. Si parlò di disordine amministrativo dell'ufficio tecnico, ma non era vero. Entrambi avevano pagato a caro prezzo la mancata condivisione dei programmi del governo. In particolare, Emilio Ender, non avendo mai voluto prendere la tessera del partito fascista, venne trasferito in Sardegna. Con le dimissioni di Ender, le funzioni di ingegnere capo vennero attribuite provvisoriamente a Mario Baldini, ingegnere più anziano, mio nonno, più anziano in servizio e direttore della sezione tecnologica. Il 13 gennaio del 1930 Mario Baldini inoltrò al magistrato Aleato il progetto di massima delle nuove vie di comunicazione dal Canal Grande a Porto Marghera, a sua firma, progetto ispirato però da Umberto Fantucci. Umberto Fantucci, membro della consulta comunale, fu l'ispiratore del progetto. A lui si deve anche la stipula della convenzione che, vincendo le resistenze di gruppi finanziari e delle imprese locali, attribuiva al Comune di Venezia il compito di realizzare il ponte autostradale e le opere accessorie tramite gara d'appalto. Notiamo qui che fu l'esatto contrario di quello che avverrà quasi 100 anni più tardi con la costruzione del MOSE, quando all'ente pubblico, il magistrato Aleati, sarà preferito un consorzio di imprese, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti, e non mi si venga a dire che erano altri tempi. Questo appunto tracciato del progetto,
Il progetto prevedeva la costruzione di un ponte dalla terraferma a Venezia per doppia linea tranviaria, per autostrada e per pista ciclopedonale, di una stazione tranviaria sopraelevata sulla stazione di Santa Lucia, a 7 metri dal piano dei binari, e di altre opere, tra cui un nuovo ponte sul Canal Grande, quello che più tardi sarà il quarto ponte sul Canal Grande, e inoltre lo scavo di un canale, il Canal Piccolo, si badi bene, Canal Piccolo, non Rio Nuovo come viene chiamato adesso, per mettere in comunicazione diretta la stazione ferroviaria con San Marco. Queste sono una citazione tratta dal parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Qui vedete le immagini tanto della domanda del Comune e del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che abbiamo reperito, abbiamo anche quello del Magistrato alle Acque. Il progetto venne approvato dal Regio Magistrato alle Acque il 24 gennaio del 1930 e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 29 gennaio 1930, con poche prescrizioni, anche se pesanti, ma riducendo l'importo delle opere a 110 milioni di lire. Una settimana per approvare un progetto. Oggi non bastano anni, e questo lo dice tutto. Nel suo voto il Magistrato alle Acque, queste sono tutte citazioni del voto del Magistrato alle Acque e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, quello in rosso, la possibilità di esecuzione dell'opera stessa senza pregiudizio per il bornice idraulico lagunare, c'erano però delle pesanti prescrizioni, mentre il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici riconobbe che la celerità delle comunicazioni è condizione essenziale per il fornimento della vita industriale e commerciale della città, ma più pesantemente, sia pure ammettendo che le opere avrebbero avuto un impatto sul carattere storico e monumentale di quella parte di città che veniva intaccata, tuttavia liquidò la questione in modo molto sbrigativo, confermando che in ogni modo nello studio del progetto esecutivo si potranno limitare le demolizioni nella maniera più opportuna dei riguardi artistici, la cosa si commenta da sola. Questo è un progetto autorizzato, come potete vedere, che si trattava di un'opera in cemento armato, molto diversa da quella poi effettivamente realizzata. Questo è il progetto che porta i tinti nel Ministero dei Lavori Pubblici. In base al progetto di Mario Baldini e, devo dire, anche di Fantucci, approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici, il ponte avrebbe dovuto avere una struttura di cemento armato. Qui vedete gli esecutivi che erano stati fatti, sono fatti in cemento armato. Ovviamente il cemento armato veniva nascosto da una cortina di mattoni faccia a vista. Miozzi assunse la funzione di ingegnere capo del Comune di Venezia il 1 marzo del 1931 e pose subito mano al progetto esecutivo, quello era un progetto preliminare, di Massimo. E poi sulla base di quello di Massimo autorizzato dal Ministero nel gennaio del 30, apportando sostanziali modifiche. Attenzione, non risulta che queste modifiche siano mai state approvate da un organo dello Stato, e c'era una convenzione che legava il Comune al Ministero dei Lavori Pubblici. Alle travi e alle pile del cemento armato Miozzi sostituì le più tradizionali volte in muratura di mattoni impostate su pile in pietra e calce a struzzo massiccio fondate su pali battuti, ottenendo in questo modo una sostanziale risparmio. Alla tranvia Miozzi sostituì i più moderni veicoli a gomma a trazione elettrica, e vedete che il ponte da due corsie divenne quattro corsie, come ricordato dal dottor Prof. Questa è un'immagine molto significativa, è lo filobus, e davanti c'è Miozzi in bella mostra. I lavori fecero rumore a livello internazionale. Questo è un articolo, una curiosità, un articolo in lingua armena, dove riconoscete sulla sinistra l'ingegnere capo del Comune Eugenio Miozzi e sulla destra Mario Baldini, direttore dei lavori. Il ponte di Miozzi è lungo 4 km, largo 22 metri, venne realizzato dall'impresa Ferrobeton di Roma in soli 18 mesi, e venne inaugurato il 25 aprile 33, festa di San Marco, assieme alla nuova via d'acqua, il Canal Piccolo, alla presenza del principe Umberto, del principe di Piemonte e il futuro re Umberto. Queste sono immagini di inaugurazione, e in un angolo vedete Eugenio Miozzi, sempre presente. Assieme al ponte, quei lavori del ponte partiranno anche quelli della casa per l'automobile. Attenzione, casa per l'automobile, non garage, i termini non italiani erano vietati. Per cui il voto dello stesso Gregorio Pulpini si parla di casa dell'automobile, serie di sosta, eccetera. L'edificio sappiamo come è fatto, in cemento armato, composto da corpi di fabbrica e così via. L'autorimessa poteva contenere oltre 1700 veicoli distribuiti su quattro livelli fuori terra, seminterrato e coperto cadavere.
degli anni 30, era il più grande parcheggio coperto d'Europa e tale rimase fino agli anni 50. Oggi la capienza complessiva è di 2300 veicoli. Qui ho preso un po' il posto degli architetti, non me ne vogliano, qui potete vedere cosa ispirò probabilmente la facciata, il disegno. Sostanzialmente sono immagini di quello che erano i principi dell'architettura funzionale di quel periodo. Nel disegno delle facciate è evidente la suggestione delle opere di Ludwig Mies van der Rohe, particolarmente quella di Business Park di Krefeld a Berlino. Termina di Piazzale Roma, per creare Piazzale Roma e aprire il Canal Piccolo, oggi più nuovo, vennero sacrificati, fabbricati, cani, campielli e così via, e il parco pubblico di Papadopoli. Questa complessa opera pubblica, prese complementare, quindi intermodalità dei movimenti, prese come il termine ferroviario, stradale e della navigazione terra, venne completata in meno di 2 anni di lavoro e cambiò la storia di Venezia. Fu l'ultimo grande quartiere veneziano, eccettuato questo è il termine di Piazzale Roma nella visione di Gnozzi, come potete vedere era tutto centrato attorno al garage comunale e che è tutto circondato da un porticato molto elegante. Da questo punto di vista potete vedere come è oggi più o meno e come aveva pensato Gnozzi. Gnozzi non completò il punteggio di sistemazione definitiva del termine automobilistico che ancora oggi è una incompiuta. Il ripristino della viabilità pedonale del Canal Piccolo e chiesa la costruzione di 7 ponti, anche qui per chi non sappiamo quali sono. Non venne invece realizzato quello che avrebbe potuto essere il quarto ponte sul Canal Grande, e qui bisogna dire una cosa. Del progetto presentato da Falcucci e Baldini, il ponte era realizzato 100 metri più avanti dove è stato realizzato poi la Calatrava. In quel punto la luce da superare era di circa 80 metri e allora i progettisti avevano pensato a una pila centrale in alto. Il genio civile, nel suo parere, aveva ordinato di levare quella pila in alto. Forse 80 metri erano troppi anche per Gnozzi, almeno per quel tempo, e per poco non se ne fece. Costruzione del ponte stradale del Catalano determinare una trasformazione urbana in centro storico di importanza paragonabile a quella della ferrovia, che non questo lo sappiamo. Passiamo invece alle opere della Venezia storica, quindi la sostituzione dei vecchi ponti metallici austriaci, ponti metallici realizzati da Alfred Neville, un ingegnere inglese, nel 1835. Questo è il ponte chiamato della Carità. Sono ponti che ai veneziani non piacevano, erano troppo bassi sull'acqua e quando c'erano fenomeni di acqua alta interrompevano la navigazione. Anche a Gnozzi quei ponti non piacevano. Il perché di questa strana struttura credo che risiedesse unicamente nel desiderio di fare cosa strana, cosa nuova, è una chiosa che la disattiva su quello che la pensasse per negli anni 30 il ponte in ferro dell'Accademia, che allora si chiamava della Carità, era pericolante se dovete procedere in condizioni di sommergenza alla sua sostituzione. Gnozzi progettò un ponte in legno provvisorio. Questa è una tavola che riassuntiva di tutte le caratteristiche del ponte tratta da una pubblicazione del genio civile. Il ponte era costituito da 2 arcate portanti, composte da elementi modulari intercambiabili, tali che le operazioni di manutenzione potessero avvenire facilmente senza interrompere il transito. Il ponte venne montato in soli 37 giorni di lavoro e venne inaugurato nel 19 febbraio del 1933. Il concorso al ponte, che era provvisorio, seguì un concorso nazionale per la costruzione di un ponte in pietra, bandito dal comune, che venne vinto effettivamente da Giulio Torres. Ma la guerra e gli alti costi dell'opera trasformarono il ponte provvisorio in Gnozzi in definitivo. Questo è un ingrandimento della foto precedente, il secondo da destra. E Gnozzi, il secondo da sinistra è Mario Baldini, a fianco di Gnozzi vediamo Mario Alverà, che era il podestà di Venezia. Il ponte, proprio perché è provvisorio in legno, ha avuto sempre bisogno di una manutenzione continua e costosa, per cui ci sono stati gli interventi necessari per assicurare il transito pedonale e la sicurezza, i principali avvennero nel 1948 sotto la direzione del stesso Gnozzi, nel 1985. Il secondo ponte è quello di Alfred Neville, di cui parlerà più diffusamente
Pasqualone, mi limito qui a ricordare che in considerazione del contesto storico architettonico di Robin Miozzo vuole fare un ponte degno di quello che a suo tempo era ancora l'unico ponte in piedi nel parco del Sucana Grande, che era quello di Viale. Un ponte tutto in pietra vista, però integrata la stessa che fornì il materiale per la costruzione della candida biblioteca del San Sorrino di Piazza San Marco. Il ponte era molto esile per ridurre l'eccentricità del risultante delle pressioni, forse meglio delle tensioni in televisione sistematica che ho sperimentato a Bolzano nel ponte. Queste sono le misure assolutamente notevoli. E voglio ricordare quello che disse di questo ponte il poeta Diego Valeri, che lo definì un esile sopracciglio marcato a candida meraviglia. Questa è la citazione tratta dalla Vita sentimentale di Venezia. Nel 36, gli abolirono la Via d'Impero. Ora, questo non è tanto un lavoro completamente di Miozzi, perché effettivamente i lavori fronte bacino furono realizzati dal magistrato all'Aquila in 15 anni. È solo per fare vedere come opere del peso, dell'importanza di quelle del Mose, i cassoni di fondazione del paratoio di Mose, si fecero anche a quel tempo. La movimentazione e la posa in opera dei cassoni autoaffondati, prefabbricati, venivano posti in opera in galleggiamento, esattamente come quelli delle fondazioni del Mose, per essere poi affondati con un sistema di scavo all'interno. Questo, i lavori che non hanno una linea di aria, quelli del mondo. Queste sono altre immagini. In questo contesto Miozzi si occupò della ricostruzione dei ponti, il ponte della Tana, il ponte dell'Arsenale e così via, ma anche, e qui sottolineo la cultura della persona, si occupò, fu l'occasione nei lavori della Riva di Impero per dare compimento al progetto di sistemazione di Gian Antonio Sero, al progetto ottocentesco napoleonico, di epoca napoleonica. Il piano regolatore della terraferma. La creazione di Porto Marghera aveva causato un rapido e disordinato sviluppo dell'abitato di Mestre, questo lo sappiamo. Il comune di Mestre venne soppresso nel 1927, fu necessario aggiornare il vecchio piano di fabbricazione del 25 che era ormai superato. In realtà il piano del 25 non venne mai applicato perché era stato bocciato dal genio civile. E questo dimostra lo stato di attrito che esisteva allora tra l'ufficio tecnico comunale e gli uffici nazionali. In quel periodo l'ufficio tecnico comunale era retto dai due ingegneri capi rimossi in successione. Un concorso pubblico bandito nel giugno del 1934 non ebbe esito convincente, anche se tre progetti vennero comunque premiati. Allora nel 1936 venne istituita la sezione di terraferma dell'ufficio tecnico comunale, diretta da Antonio Rosso, che con la supervisione di Miozzi progettò il piano regolatore di massimo per l'ampliamento e il sanamento dell'abitato di Mestre. La cosa da rimarcare è che ancora una volta viene preferito l'ente pubblico all'azione del privato. I concorsi non avevano dato un esito soddisfacente. Queste sono alcune immagini del piano regolatore, come si vede lo sviluppo è tutto verso Venezia, Mestre, la vita di Mestre era vista in funzione di quella di Venezia, i criteri formatori e del sanamento dei beni esistenti, lo sviluppo regolato verso Venezia. Questo invece è il piano della viabilità, corro velocemente per questione di tempo, anche qui intermodalità e fluidità dei movimenti, favorire i collegamenti di interscambio con Venezia e condividere le capacità funzionali di Mestre con Venezia. Un intervento che venne molto celebrato sugli organi, sulle pubblicazioni tecniche di quel periodo, la costruzione della casa da gioco. Nel 1936, su pressione di Volpi e della CIGA, la compagnia dei grandi alberghi, il governo concesse al comune l'autorizzazione ad aprire una casa da gioco a Venezia, una grossa opportunità per il comune, anche dal punto di vista finanziario. La casa da gioco doveva integrarsi con le attività della Biennale d'Arte e della Mostra del Cinema, in un complesso prestigioso monumentale che adesso è un'immagine moderna e prospera della città e della nazione. Il progetto prevedeva tre fabbricati, a sinistra il Palazzo del Cinema, destinato a ospitare le manifestazioni, spettacoli, concerti e conferenze, al centro della Casa da Giorno, e a destra un palazzo, poi al primo, destinato a ospitare una grande piscina coperta. Quel palazzo, la piscina, sarebbe diventata una pista da pattinaggio sul ghiaccio durante l'inverno. A proposito, tutti i palazzi erano dotati di impianti tecnologici che per il tempo erano proprio all'avanguardia.
Passo velocemente su queste immagini che vogliono solo darvi l'idea della fastosità dell'interno. La casa da gioco, iniziata nel novembre del 37, venne inaugurata il 30 giugno del 38. Ora, come abbiano fatto in pochi mesi per iniziare questo, è un mistero, ma comunque carta canta, così è scritto nel quotidiano, dopo neppure un anno di lavoro. Lo scoppio della guerra però impedì completamente del progetto, compromettendo irreparabilmente l'aspetto scenografico complessivo. Il piano di risanamento di Venezia, previsto dalla legge del Regio Decreto del 37, provvedimento per la salvaguardia del carattere lagunare monumentale, Liozzi progettò l'opera di manutenzione che erano a carico dello Stato e che erano finanziate con stanziamenti decennali. Attenzione, questo piano venne rifinanziato fino al 1956. Si occupava di escavazione di rio, di recupero igienico ambientale e di consolidamento degli edifici. I finanziamenti però erano previsti solo per gli edifici pubblici, non c'era nessun contributo ai privati. Questo comportava che quando si andava a pulire un canale i privati non erano tanto contenti, perché arrivavano le lettere del comune con l'ordine di ripristinare gli edifici prospicienti il canale. Per preservare il canale del grado e risanare l'ambiente urbano era previsto lo scavo per l'olio dei canali. Gnocchi avrebbe voluto rivestirli di cemento, almeno il fondo, per poter agevolare le operazioni di pulizia con mezzi meccanici o cingolati o gommati, e a tal proposito prevedeva di chiudere i canali a quelli più piccoli con dei gargami e con dei palloni. Prima di passare, vorrei ricordare che dal 39 la Seconda Guerra Mondiale fu una dolorosa parentesi che vanificò in gran parte i risultati ottenuti dall'amministrazione. E fu un periodo anche particolarmente amaro anche per Gnozzi, dopo la guerra fu sottoposto a un processo, ne uscì anche Mario Baldin, peraltro ne uscirono entrambi assolti e vennero riammessi a ruolo. Gnozzi lasciò l'amministrazione pubblica nel 1955 per limiti di età, tuttavia proseguì l'attività professionale. Non torno su cose già dette, mi limito semplicemente a sottolineare alcuni progetti per la loro attualità. La metropolitana di Venezia, in realtà quello che ha pubblicato e che abbiamo trovato all'Istituto di Architettura è un riassunto di tutto quello che aveva fatto negli anni precedenti su questo argomento. Nell'intenzione, Gnozzi intendeva valorizzare la centralità di Venezia, rivitalizzare le zone orientali del centro storico che erano state penalizzate dalla costruzione del terminale automobilistico di Piazzale Roma. C'era stato uno sbilanciamento a favore del Dossodura e tutto svantaggio dell'arsenale e dei sette del castello. All'autostrada subacquea tra il molo del tronchetto e l'arsenale, lungo le fondamenta nuove e su pontili galleggianti terrapini lungo le isole delle estuarie, per congiungere Venezia con la via Fausta al Cavallino. La metropolitana aveva una lunghezza di 10 km, dei quali 6,5 in galleria sottomarina, 4 erano su argini e pontoni galleggianti provvisti di ponti e varchi mobili per il transito dei natanti. Queste sono alcune immagini. Queste le dimensioni, la modernità dei concetti, l'integrazione dei trasporti con nessun impatto visivo del centro storico, questo semplicemente per ricordare la qualità di una tale idea. Qui abbiamo un'immagine rubata ad architettura, quella sulla sinistra da un convegno di architettura e una rubata ai giornali. La difesa di Venezia venne coinvolto nella commissione di salvaguardia, ma tenne sempre un atteggiamento molto personale e piuttosto fece sempre da sé. Gnozzi era condivideva il parere che per la subsidenza di Venezia fosse dovuta alle estrazioni, agli sprechi e agli abusi dell'acqua di falda verificatasi nel XX secolo. A tal proposito, a Marghera si era verificato un abbassamento di ben 11 metri. Tuttavia era convinto che l'eliminazione dei prelievi a causa dell'utilizzazione estetica da solo non avrebbe risolto la situazione, perché la nuova condizione di equilibrio della falda sarebbe risultata troppo depressa. Era necessario ripristinare le condizioni piezometriche naturali della fine del XIX secolo, e questo avrebbe potuto essere fatto solo pressurizzando la falda e sì, in tale modo sarebbe potuto compensare anche l'eustatismo.
L'illuminazione, come si vede, mettendo acqua a pressione da quattro punti, come per vedere, da quattro centrali di pressurizzazione, con 439.000 metri cubi di acqua al giorno si poteva sollevare la pesometria di 4 metri, riportandola al livello del 1858. Realizzando un diaframma perimetrale impermeabile si poteva poi stabilizzare, rendere stabile la situazione. Qui la qualità ancora di questa idea, questo qui è uno studio del gennaio 2012 dell'Università di Padova, il professor Giuseppe Gambolati, che è stato anche il mio professore. Secondo Gambolati, con iniezioni di acqua marina nel sottosuolo tra 600 e 1000 metri di profondità si potrebbe ottenere un rigonfiamento del terreno di 25-30 cm per sciocchere i fuori su tutta Venezia. Ancora sottolineo la modernità e la qualità. Un risultato che Gambolati ha ottenuto con l'ausilio di sofisticati modelli matematici e che invece Miozzi ha ottenuto con quattro colpi di regolo. Concludo con la difesa di Venezia dall'acqua alta. Per difendere Venezia dalle acque alte, Miozzi propose la divisione della laguna mediante arginature in bacini indipendenti, comunicanti col mare solo attraverso tre bocche separate. Alle bocche di comunicazione col mare gli argini sarebbero stati interrotti da paratoie regolanti per il ricambio delle acque interne e da conte per la navigazione, come vedete sulla destra. Stimò che per garantire il completo ricambio delle acque del bacino afferente al centro storico, 9.000 ettari, fosse necessario evacuare 2,5 milioni di metri cubi al giorno. Non ho tempo per dire come lo stimò, ma è assolutamente una cosa molto curiosa. Semplicemente guardando il bilancio idrologico del lago di Garda e del lago di Como. Chiudo il discorso. Quindi erano circa 30 metri cubi al secondo. Allora cosa fece? Progettò una centrale di sollevamento della potenza di 1 megawatt a Malcontenta. Ovviamente togliendo 30 metri cubi al secondo, 30 metri cubi al secondo sarebbero poi entrati dalla bocca di porto. In questo modo riusciva, secondo lui, a realizzare il totale del cambio dell'acqua di questo bacino interno della laguna, circa 9.000 ettari, in 24 ore. Un progetto che oggi appare di impatto devastante, dove la difesa delle acque alte è affidata unicamente alle quote di sommità arginale e all'interruzione del collegamento mare-laguna nei momenti più critici e che riteneva dovesse essere accompagnata da quello precedente di pressurizzazione della falda. Vorrei concludere con Venezia nei secoli, ma avendo già parlato il dottor Groff, concludo qui. Ringrazio tutti per l'attenzione.